Benvenuti ragazzi all'undicesima parte di Pokémon Super Mystery Dungeon. Ok, in questa parte qua ragazzi, allora innanzitutto andiamo da Nuzleaf. Esatto. Ok, ricapitolando, giusto, ieri Caracost mi ha dato una ramanzina, mi ha fatto una ramanzina che doveva essere per Jessica, ma si era addormentata e quindi l'ha fatta a me. Quindi adesso ragazzi, prevedo che dovremmo trovarci qualcun altro con cui andare ad esplorare per sto giro. Bene, allora, quindi anticipato un po' quel che successe nella parte scorsa. Vedi, ti pareva devo pulire la casa, purtroppo. Una cosa che a me ragazzi non è che mi piace tantissimo, però ogni tanto bisogna fare, punizione o no. Leggiamo. Ciao Jolly, mi dispiace ma oggi non posso uscire, sono in punizione e devo restare a casa a pulire. Purtroppo non potrò essere al tuo fianco nella nostra missione Jeep per oggi. Scusa, spero che capirai, Jessica. Vabbè, dai. Per un giorno non è morto mai nessuno, dai. Ok, allora adesso invece... Esatto, mi hanno scoperto purtroppo e anche alla mia compagna. Sì. È una bella sfiga. Quindi ragazzi, allora... Uno fra voi 5, eh? Ok, va bene. Però con Dirling, Espur e Gumi sono già andato durante alcune lezioni per la scuola. E quindi ragazzi, direi che forse gli unici con cui non siamo mai andati sono Shelmet e Pancham, quindi uno di noi, esatto. Però ho già detto o Shelmet o Pancham. Allora, vediamo un po'. Io sceglierei ma Pancham, dato che ragazzi è un alleato di tipo lotta molto utile, visto che la lotta è super efficace contro tipo 5 o 6 tipi in totale, e quindi è il miglior alleato, insomma. Se poi mi metto anche Victini, poi ragazzi praticamente sono coperto contro moltissimi tipi. Esatto. E nulla, va bene. Quindi ragazzi, stavolta andremo con Pancham, però taglierò lo stesso, e quindi a dopo in ogni caso. Bye bye. Ok ragazzi, ecco fatto, bene bene, va. Allora adesso andiamo, forza forza, di ritorno a casa. Ok, connesso con i compagni Pancham, Shelmet, Dirling, Espur e Gumi. Oddio, perché sto facendo queste cose qua? Oddio, no, non farmi questi scherzi. Vabbè, è stato solo per qualche secondo magari, dai. Magari, chissà, È stato solo un incidente di pochi istanti, vabbè. Dovrebbe comunque venire bene, sì, dai. Comunque ragazzi, dai, che voglio andare avanti con la storia un pochino. Monte delle rivelazioni, ha detto Nuzleaf, vero? Hai detto così, vero? Esatto. Non sai nemmeno perché si può salire sulla montagna. Vuoi dare un'occhiata? Ok. Potremmo anche salire sulla montagna, però... se non lo scopre, appunto, ci fa pulire tutto il villaggio ed oltre. Vabbè, vedremo ragazzi, vedremo, non si sa neanche ancora, però insomma, chissà, magari mi aiuterà davvero a sapere qualcosa su di me. Vabbè, per intanto limitiamoci ad esplorare i dungeon normali, quelli normalmente, insomma, quelli non sacri, ecco, proibiti o altro. Ok, e qui invece che c'è?
capelli perché consegna delle... cosa sono? Vediamo un po'. Andiamoci a informare. Allora, vediamo un po'. Alcuni Pokémon sono stati pietrificati. Ah, è vero, è vero, è vero. Sì, in qualche parte fa... tipo la settima o la ottava. Esempio Wailord, ecco. E già. Ok. Però per ora non possiamo farci nulla, quindi. Se non limitarci a sapere queste cose qua e nulla, però ci si ferma lì. Allora, io avrei una ricompensa da ritirare qua, al caffè Giramondo. Ok. Cerchio d'oro e lancio. Wow. Ok. Questo è un membro del team AVD? Sì! Arbok Weavile Drapion. Acronimo, esatto. Di esattamente quella roba lì. Questo è Lotad. Non è nessuno di particolare. Da precedenti Mystery Dungeon, quindi vabbè. Va bene. L'idea che conoscenza c'era solo lui in pratica. Prendi strumenti. Allora, il cerchio d'oro. Andiamolo a... ah, era nel deposito? Nel salvatesori? Ah, è vero che le ricompense le mandano là. Allora, cerchio d'oro. Splendido cerchio sfavillante che da solo non ha alcun effetto, nemmeno se dato a un Pokémon. Acquisisce vari effetti se vi si inseriscono dei Litos. Può essere venuto a buon prezzo. Ok. Ok. Ok, allora, non voglio fare la fine dei money grabber, però dai, se posso, qualche soldino lo tiro su. Guardate, 500, boia se lo vendo. Comunque, giusto super 10 lo deposito invece perché, sì, è ottimo da lanciare, però, insomma, se anche non lo lancio, è uguale per me. Tanto sarà per i boss, credo. Ok, adesso che è tornata la mia compagna, comunque, allora ho una missione al campo strampalato, oggetto smarrito, oppure prato miniatura, soccorso con Vaporeon. Andrei qua allora al prato miniatura. Allora scegli i membri, direi di andare con, allora Pancham lo cambiamo con Jessica, che ha mancato il livello 15 purtroppo. E con magari uno che non è mai venuto, Rotom. Esatto, lui tipo. Lo strumenti, cerchio a me. E copri cerchio. Visto che purtroppo ragazzi contro un Drifloon che avevo usato tantissime volte minimizzato, non riuscivo mai a colpirlo. Poi lui tipo si è evoluto perché ha sconfitto me e l'altro che era il Ctini. E poi Pancham è stato l'unico sopravvissuto. Me la sono dovuta squagliare con lui mentre mi stavo allenando. Vabbè, comunque adesso speriamo che vada meglio e che non ci siano altri come Drifloon che mi rompono così tanto le palle. Ciao, a dopo. E rieccoci un'altra volta. Perfetto. Ok, ed ecco anche il nonno Carracosta. Ok, bene bene, andiamo tutti da lui. Ok, perfetto, quindi cena 4 ancora una volta. Vabbè, allora intanto ci parla della montagna delle rivelazioni, che è sacra, che gli abitanti di questo villaggio la controllano, insomma la sorvegliano da secoli tipo. E vabbè, comunque sia, mi sa tanto che Nuzleaf ci vuole andare a tutti i costi, quindi mi sa che il prossimo dungeon sarà quello a livello di storia. Ok, bene bene, controlliamoci comunque l'intersfera adesso. Ok, perché non so se si fa oggi. Cioè, in verità potremmo anche farlo, però non penso.
Ok, Whimsicott. Che altro messaggio per me? Sneasel, Bailiff e Spinda. Ok. Voilà, eccolo qua. Ole, Sneasel inizialmente. E poi... Ah, guarda, tutti gli amici. Ok, Bailiff. Va bene. Missioni accettate, quindi. A posto? A posto. Ok, 38 contatti, madonna quanti. Voilà, guarda te. Questo qui quanto è sculato. Dove andiamo oggi? Ah, non lo so. Ma c'è Nazlip che ci vuole. Parla piano. Perché? Che deve dirci? Vediamo un po'. Torniamo indietro. Cosa? Vuoi andare sul monte delle rivelazioni? Insomma, parla piano. Vuoi farmi scoprire? È un segreto. Che resti tra noi. Va bene. Allora è proprio determinato a tutti i costi ad andare su quella montagna, eh? Nazlif, vuoi proprio andarci, eh? Mm? E vabbè. Allora dobbiamo dargli il contentino. Perché se no... Insomma, insistere. Allora, sapete cosa, ragazzuoli? Sapete che cosa? Facciamo che invece la faccio. La montagna delle rivelazioni. Perché... Ora che mi sono ricordato, ragazzi, in questa prima spedizione non dovrebbe esserci neanche troppa strada, a livello di piani ovviamente intendo, però come sempre dovete lasciarmi un pochino di tempo. Ecco, intanto la maestra Audino, no, la infermiera Audino, ci ha detto che per fortuna Farfetch'd sta bene, ok, Farfetch'd sta bene. Oddio, questo nome qua è veramente difficile, ragazzi. Farfetch'd, Farfetch'd. Ok, ce l'ho fatta finalmente. Comunque, ci vediamo qua dopo che avrò sistemato il salvatesori. Ciao ragazzi, vi aspettatemi lì. Fermi dove siete, non cambiate. Bene ragazzi, siamo pronti ad andare. Possiamo andare ufficialmente al Monte delle Rivelazioni. Monte delle Rivelazioni, aspettami. Voilà. Ok. E tipo arriva, c'è Hippopotas che fa la guardia quest'oggi, per dire. Quindi ognuno al giorno fa il suo turno di guardia. Ok, lui si inventa una scusa per, insomma, farci sgattaiolare dentro. E va bene. Questo però metterebbe nei casini Hippopotas, quindi insomma non so dopo se ce le prenderemo un'altra volta. Beh, mal che vada, insomma, questa volta fu Nazlif ad aver l'idea, quindi ecco, mal che vada ragazzi, diciamo che è stato lui, anche perché stavolta è la verità, già. Ma sì, dai, in teoria non dovrebbe scoprirci nessuno, va? Comunque, vedo qua che questo dungeon è molto pieno di draghi, tipo Bagon e Dino. Ok, anche se si dovrebbe dire Dino, tipo, ma non sono sicuro. Vabbè, come si dice, oh. Allora, vediamo un po' che c'è qua. Sincromaestria. A te. L'altro l'ho già segnato io. A me stesso? No. Ok. E a Nazlif non è possibile perché un ospite non è nel nostro team ufficialmente. E infatti ragazzi, non essendo connesso, questa cosa è impossibile. Cioè segnargli qualunque, insomma, strumento è impossibile. E anche le mosse deve pensarci lui a se stesso. E vabbè, ma che palle. Ok, mi devo allontanare perché sennò mi possono colpire due Ponyard in un colpo solo. E questo non andrebbe bene. Oh, grande.
È grande io che faccio livello 16. Peccato, volevo farlo anche prima. Pensavo con la missione di farlo, invece no. Non ho livellato manco per... però direi di stare lontani. Ok. Ok, questo qua con aerosalto lo finiamo adesso. No. Non sono resistenti, ragazzi. Veramente, non so quanto, Ok. Questa mi puzza di sala molto larga. Ok. Ignora tipo. A me. Ok, voilà. Così almeno idropulsar posso usarlo quanto mi pare contro... non lui, ma... tipo i draghi. Anche noi, battle se c'è. Perché in un paio di dungeon l'ho visto, ma non so se qua c'è effettivamente. Maitiena. Guardalo, guardalo, guardalo. Guardalo, guardalo. Attenzione, può diventare un po', insomma, tosto. Se non si ammazza subito. Ok, però l'intervento di Nazrif è sempre, vedete, così. Come si dice, arriva sempre al momento giusto. Ecco. Buona. Allora qua, rito sfrantumato, Elisir. Andiamo avanti, va. Adesso, no. Le scale erano forse a sinistra, oppure... vabbè, ma ciao. Se non c'era lui, sempre dietro di me, guarda. Veramente, finivo male, ma molto male. Ok, allora le scale sono su. Quella è l'unica stanza che, insomma, nella mappa non è segnata, e quindi... vedi, erano qui. Come sempre, ci faccio il giro attorno purtroppo, anche se inconsciamente, perché è lì il bello in un certo senso. Ok, Scraggy, dai, muori, grande, aiuto. Meno male. Miss Magius, qua, wow, non avrei mai detto che ci fosse lui. Anche se dovremmo dire lei, insomma, perché sì, in effetti, ragazzi, ha più l'aspetto femminile Miss Magius, e quindi, insomma, sì, insomma, lui non è proprio molto maschile come Pokémon, però vabbè. Allora, ok, andiamo avanti. Mi ero fermato a pensare, però possiamo stare, va, i miei pensieri. Perché credevo, insomma, di dover... insomma... ma fa niente. Va. Tanto mi ero anche dimenticato cosa dovevo fare. Sempre nella borsa. Allora. Vabbè. Ci penserò dopo, casomai, va? Ok, finita la parte, ci penseremo. E poi... ragazzi, se mi sono ricordato, vi mostrerò, perché... vabbè. Oddio, oddio. Oh, meno male, va. Allora. Avanti. Ok. Allora, idropulsar. Bene. E calcio basso. Allora. Scale qua. Ok. Panza che scende. Non è proprio una bella cosa, avere fame a questo punto, però. Allora, speriamo solo che non manchi troppo, comunque. Allora, ramo guida. Potrei usarlo. In effetti. Allora. Comunque, adesso che potrei fare? Se non voglio, tipo, star qua 2000 ore. Ok, lumisfera. Quello potevo fare, vedi? Esatto. Ma dai, nitrocarica, ha perso i pipì. Ma ti pareva una di quelle utili? Cioè, vabbè, fosse stata la mia leccata, tipo, dici, vabbè, hai sempre il rossalto, però se non ne perde nessuna i pipì, ancora meglio.
Ok, lì solo mele. Qui lo voglio sconfiggere perché di sì. Dai, vieni qua. Tanto hai finta Nazlifa, vero? E puoi usarla. E usala. Ma perché? Perché, scusatemi? Ma perché? Non aveva finta lui. Cioè, quando ci accompagnava in teoria ce l'aveva. Adesso cosa è successo? È diventato... Vabbè, non lo so. Impedito è diventato. Babbo, non so che ti ha preso però. Anche lì Lito se lo ignoro. Perché tanto saremo quasi arrivati, suppongo. Allora... Ok. Ma guardalo, perché? Cioè, ma finta non la può usare? Ok, mi tocca farlo la vecchia maniera. Cioè, faccio sempre io però, Rendiamoci conto. Lì c'è dietro qualcuno. Però tanto... Tra poco avremo le scale, quindi non ci importerà neanche più di tanto. Vieni qua, te. Ok. E vabbè. Oddio. Oh, meno male. Ce l'avevo un altro, va bene. Ok, rassalto. Non si è confuso. Peccato. Ok. Oh, però si paralizza. Grandissimo. Bene. Allora, soldi. Però... inizia a essere difficile trovare la giusta via. Forse però là c'è qualche... Oh, calcio basso. Ah, forse ho capito perché. Cioè, lui sapeva che calcio basso era inefficace contro Miss Magius, allora non lo usava. Però rimane sempre il problema di dove è finita finta nel suo inventario di mosse. Vabbè, costa intelligenza artificiale. Chi lo sa? Chi lo sa? Mo dovete spiegarmi un po' di cose, eh? Allora, i rami non funzionano finché lui è... Vero? Esatto, purtroppo no. Magifiamma, oddio, ma dove l'ha imparata? Nazlif è andato KO. Vabbè. Io devo continuare senza di lui, purtroppo. Allora. Comunque, sto monte... Non penso sia tanto istante... Insomma, la fine di questo dungeon. Se non ricordo male, ragazzi, dovrebbe avere tipo 7 piani. Adesso vedremo se mi ricordo bene o mi ricordo male. Oddio, ma sempre io devo fare. E muori? Oh, che cavolo. Olè. Via! Scappare! No! Ma perché? Senti, teleramo, va. Teleramo. Ecco. Via. Fuori dai coglioni. Vediamo se mi ricordo bene. E si ricordava bene. Ehi là. La mia memoria. Non è così scrausa come credevo. Oddio. Ai ai ai, accinuzzoli. Poirat, Magnemite, Magnezon, Magnetone, Beedrill, c'erano 5 guardiani. E vabbè, fatalità a tutti i boss, a parte la squadra metallica della giustizia. Eh sì, quei due erano dei boss. Uno del fiume Poirat e l'altro del prato del Nettere. Esatto. Prato del Nettere, esatto. Però furia di commentare mi è venuta sete ancora una volta. Madonna ragazzi, che gola secca che c'ho. Neanche vi immaginate. Eccolo. Adesso che gli è preso. Ma vabbè, chi lo sa. Vabbè. Per 2 secondi te lo concedo, eh. Comunque, sì, vabbè. Sono tanti minuti che sto registrando, quindi
Mi spiace ragazzi, però devo chiudere anche perché mi sto quasi arrivando singhiozzo, eh? A volte, insomma, mi arriva, Vabbè, allora, parte finita, spero vi sia piaciuta. Mettete un like, commentate, iscrivetevi al mio canale se così è. E nulla ragazzi.